Buonasera da Onda TG, festa in carcere per il bicentenario dalla fondazione della Polizia Penitenziaria e via libera dal governo per le nuove assunzioni nel penitenziario di via Lamaccio. Facciamo il punto nel nostro servizio. Entro la fine dell'anno nuove assunzioni a carcere sulmonese di Via Lamaccio, lo ha annunciato il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli nel corso della cerimonia per il bicentenario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, svoltasi questa mattina nel penitenziario di Via Lamaccio. Forze dell'ordine in alta uniforme, clima solenne per l'occasione. Sono 900 le assunzioni di poliziotti penitenziari che arriveranno nell'arco dell'anno in Italia, una parte di loro anche nel capoluogo Peligno. La sicurezza della comunità dipende da quello che succede in carcere, dito Chiavaroli. Le strutture carcerarie di Sulmona e L'Aquila sono difficili perché ci sono detenuti difficili. Noi abbiamo fatto già un grande investimento sul personale, facendo circa 900 nuove assunzioni entro l'anno di personale giovane e formato. Ci auguriamo di poter procedere con altre assunzioni in modo da garantire alla polizia penitenziaria i giusti carichi di lavoro. L'appello alla politica arriva da Cinzia Calandrino, provveditore degli istituti penitenziari Lazio, Abruzzo, Molise. Io mi auguro che la politica sia sensibile a questo disagio che viene mostrato ogni giorno dal personale di polizia penitenziaria e possa, procedere ad ulteriori nuove assunzioni, oltre a quelle, che già il ministro ha consentito. Ma bisogna fare di più. Ci impegniamo tutti i giorni, dalla prima all'ultima persona che frequenta questo istituto per motivi di lavoro, per cercare di fare il nostro dovere e evitare o prevenire eventi critici o comunque criticità all'interno dell'istituto. Così è esordito invece il direttore della casa di reclusione di Sulmona, Sergio Romice, presente alla cerimonia assieme alle alte cariche dello Stato e al sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. Riconoscimenti sono arrivati per i poliziotti penitenziari che si sono distinti nell'adempimento del proprio dovere, mentre il poliziotto artista Elio Lucente ha fatto dono all'amministrazione del carcere di un'opera dedicata al bicentenario del corpo. Quasi 1600 turni di vigilanza nel supercarcere, presentato il report nel corso della festa. Sentiamo tutto nel servizio. Un anno di lavoro in 1595 turni di vigilanza. Arriva il report del supercarcere sulmonese di Via Lamaccio nel corso della cerimonia del bicentenario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. 314 sono state le udienze in videoconferenza, 3400 i colloqui con i familiari, 2556 con i difensori, 95 prelievi di DNA effettuati, 1579 le traduzioni, 1595 turni di vigilanza armata e 23617 gli accessi in istituto registrati. I numeri danno ragione a Supercarcere, come ha fatto notare Sara Brunetti, commissario coordinatore della Polizia Penitenziaria, che ha annunciato con soddisfazione i risultati raggiunti, soffermandosi sul lavoro svolto dai suoi agenti con dedizione e passione, nonostante le difficoltà. Un lavoro silenzioso, ha spiegato il comandante Brunetti, che mira a custodia e trattamento dei detenuti. È stata ricordata per l'occasione la figura di Gennaro Santacroce, agente di polizia penitenziaria originario di Sulmona e morto mentre era in servizio nella prigione Scuola Filangieri di Napoli. Santacroce, il 28 novembre 1958, intervenne per sedare una rissa scoppiata in cella, ma rimase ucciso. La cronaca: erano accusati di estorsione, assolti titolare e collaboratrice dell'albergo Manhattan di Sulmona per il tribunale. Il fatto non sussiste. Erano stati rinviati a giudizio per estorsione, ma per il tribunale di Sulmona il fatto non sussiste. Arriva l'assoluzione con formula piena per Maurizio Zaccardi e Rossella Testa, rispettivamente rappresentante di Manhattan SRL e collaboratrice della stessa struttura alberghiera. L'inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza di Sulmona è partita 4 anni fa, a seguito della denuncia di 3 dipendenti, i quali si erano rivolti ai finanzieri dopo aver subito, a loro dire, delle costrizioni per poter lavorare nella struttura alberghiera sita nella zona dell'Incoronata, poche decine di metri dall'omonimo complesso sportivo. Secondo i dipendenti, la direttrice dell'albergo li avrebbe costretti a firmare al momento dell'assunzione o della proroga della stessa e alla consegna delle buste paga dei fogli e dei documenti senza poterne leggere il contenuto per tenerli sotto scacco e poterli licenziare in qualsiasi momento. Nulla di tutto questo dal momento che le accuse si sono rivelate infondate. Il tribunale infatti ha dato ragione all'ex assessore e alla sua collaboratrice, che ora
tirano un respiro di sollievo dopo la trafila giudiziaria che non è passata inosservata. Siamo stati prosciolti con formula piena, tendono a rimarcare i due all'indomani della sentenza che rispedisce tutte le accuse ai mittenti. Il fatto non sussiste. E ora la politica, scuole sicure, che confusione. La minoranza di Palazzo San Francesco torna all'attacco. Sentiamo il servizio. È inevitabilmente arrivato il momento che la maggioranza avvia una rapida ma profonda riflessione su quali sono gli obiettivi che intende perseguire durante il suo mandato alla guida della città, perché noi una guida proprio non la vediamo e nel frattempo la città agonizza. La minoranza torna all'attacco soprattutto sul tema della sicurezza delle scuole. All'indomani della conferenza dei capigruppo che si è svolta nei giorni scorsi alla presenza degli assessori Mario Sinibaldi e Paolo Santarelli e del dirigente del quarto settore Amedeo Deramo. Occorre stigmatizzare ancora una volta il metodo con cui questa maggioranza arranca, continuando a bruciare proficue opportunità di discussione, intervengono i consiglieri di opposizione. Degna di connotazione è stata l'imbarazzante assenza di alcuni capigruppo di maggioranza in un incontro che avrebbe dovuto trovare una sintesi politica e tecnica per il superiore bene della città. Ciò che è emerso è stata la difficoltà oggettiva della Giunta nel dipanare le questioni che è preposta a risolvere, tra le quali gravissima quella relativa all'avvio dei cantieri degli edifici scolastici. In 14 mesi di governo non si ravvisa nemmeno l'avvio di una gara d'appalto, né tantomeno una specifica strategia di attenzione per sottrarre il Denino Morandi alle lente mascelle dell'inedia amministrativa della provincia. Con queste premesse siamo costretti a constatare l'impossibilità di individuare un terreno comune su cui coltivare e risolvere i temi cari alla città, concludono i consiglieri. E ora il Morrone, sì del Consiglio Provinciale alla Commissione Consiliare sull'emergenza dell'ambiente, ma sentiamo i particolari del nostro servizio. Via libera del Consiglio Provinciale all'istituzione di una specifica commissione consiliare sull'incendio del Monte Morrone e sulle emergenze ambientali. La proposta è arrivata dal consigliere di maggioranza Mauro Tirabassi all'indomani dell'emergenza che ha messo in ginocchio la montagna di Celestino V e l'intero territorio. Il Consiglio ha approvato l'ordine del giorno con il quale si costituisce la commissione consiliare apposita per l'esame delle problematiche inerenti alle emergenze ambientali sul territorio, mentre il Presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, ha nuovamente mostrato solidarietà alle amministrazioni comunali coinvolte nell'emergenza incendio. Fra gli altri punti approvati dall'assise provinciale c'è l'ordine del giorno sul servizio di trasporto e assistenza degli alunni diversamente abili e l'ordine del giorno sull'istituzione di un ufficio distaccato per la ricostruzione riguardante i comuni compresi nel cratere. Un altro rinvio in regione per la risoluzione sul metanodotto e la centrale di compressione SNAM. Nella seduta di ieri il Consiglio regionale aveva all'ordine del giorno anche 6 risoluzioni, compresa quella relativa al percorso del gasdotto e della centrale di compressione SNAM nei comuni di crateri sismici del centro Italia e di tutta l'area sismica dell'Appennino centrale, a firma del consigliere Pierpaolo Petrucci. La seduta è terminata con il rinvio al prossimo Consiglio dei molti punti scaletta, tra cui le risoluzioni. Ancora una volta, considerato che già nella seduta del Consiglio regionale dell'11 agosto scorso la risoluzione era stata presentata e non discussa per l'approvazione, la questione SNAM slitta con una manifesta volontà politica di non riprendere il discorso su questa importante vertenza, protestano i comitati cittadini per l'ambiente che ricordano, soprattutto dopo il sisma di un anno fa, di aver più volte sollecitato il sindaco di Sulmona, l'assessore all'area interna Andrea Gerosolimo e il presidente Luciano D'Alfonso del necessario coinvolgimento dei presidenti delle regioni interessate dal passaggio dell'infrastruttura Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, di cui fanno parte comuni inseriti nei crateri sismici, affinché con forza chiedano al presidente del Consiglio dei Ministri di abbandonare definitivamente l'idea di realizzare quest'opera. E ora i lavori sulla statale 5, il sindaco di Castelvecchio Subequo, Pietro Salutari, rispedisce le accuse alla minoranza. Barbara Delle Monache nel servizio. Il sindaco di Castelvecchio Subequo, Pietro Salutari, rinvia al mittente le accuse che gli sono state rivolte in merito allo stato di avanzamento dei lavori sull'arteria stradale che collega Castelvecchio, Molina e Raiano, chiarendo che nulla è stato nascosto alla cittadinanza. Ci sono dei piccoli ritardi dovuti alla ditta che sta svolgendo i lavori, ma nulla di trascendentale. Noi come amministrazione, in particolare l'amministrazione di Castelvecchio Subequo, l'amministrazione diciamo di Molina, ma in rappresentanza di tutti i comuni della Valle Subequana,
siamo in contatto diciamo continuo con l'ANAS e abbiamo avuto anche degli incontri con l'impresa per fare in maniera tale che alla fine di ottobre i lavori si potessero, diciamo così, concludere nella prima fase, poi ci sarebbe uno stop e riprendere poi dopo. Questo è lo stato dei fatti e i cittadini queste cose le devono sapere. Il primo cittadino in chiosa al suo intervento dice stop alle polemiche, visto che l'amministrazione sta facendo tutto quello che è necessario per garantire un'ottima viabilità fatta di sicurezza per tutti i cittadini del territorio. Noi ci auguriamo completamente in tutti e due i sensi di circolazione, però qualora non fosse possibile abbiamo chiesto all'ANAS e anche con la presenza dell'impresa che anche col semaforo questa situazione andrebbe bene. Io non capisco quando si vuole per forza di cose fare polemiche, perché io penso che come amministratore, indipendentemente dal ruolo che uno diciamo ricopre, prima di tutto noi abbiamo una grande responsabilità, quello verso i cittadini, di dire le cose come stanno, perché è facile dire ai cittadini quello che si vogliono sentir dire. No? Ma quando poi le cose non stanno così e non dipende dalla nostra volontà, perché se dipendesse dalla volontà dell'amministrazione allora io mi voglio assumere tutte le responsabilità, ma siccome non dipende questo fatto, perché la strada è dell'ANAS, il committente è l'ANAS, c'è un aggiudicatario a cui gli sono stati affidati i lavori. Anzi, io ritengo che come amministrazione siamo andati anche oltre quello che era il nostro dettato. Ora torniamo a Sulmona, al via i lavori al Cinema Pacifico, arrivano le nuove sedie per la proiezione cinematografica. Detto fatto si comincia. Al via i lavori nella storica sala cinematografica di via Roma, dopo la firma della convenzione con la società Viridiana Cinematografica SRL per la gestione in via sperimentale per un tempo di 18 mesi dello storico Cinema Pacifico di Sulmona. Si comincia con le sedie che saranno sostituite per creare una sala comoda e innovativa. Poi bisognerà realizzare la digitalizzazione con l'adeguamento dell'impianto audio-video. C'è già aria di fermento con la macchina dei lavori che si è messa in moto. L'inaugurazione della rinnovata sala cinematografica è prevista per il prossimo autunno, quando il proiettore tornerà a illuminare il grande schermo e sarà possibile usufruire nel centro storico di un'offerta filmica caratterizzata dalle prime visioni. L'inaugurazione era prevista a settembre, poi slittata per il completamento delle procedure. Si spera ora che tutto filerà liscio per creare quel ponte culturale che dal Pacifico abbraccia il Teatro Caniglia, due gioielli della città. La diocesi di Sulmona, il mio primo amore, valigia pronta per il vescovo Angelo Spina che si appresta a lasciare proprio Sulmona per insediarsi ad Ancona. Il servizio. Io al termine di questi anni lascio con grande serenità, perché vengo chiamato dalla Chiesa, vengo chiamato dal Papa e la voce del Papa è la voce di Dio. Cosa posso dire? Che il primo amore non si scorda mai. Con queste parole il vescovo Angelo Spina, amministratore apostolico di Sulmona Balva, si appresta a chiudere il suo mandato episcopale in diocesi in vista del suo ingresso ad Ancona come arcivescovo metropolita in programma per il prossimo 1 ottobre. Domenica invece saluterà i fedeli nella Basilica Cattedrale di San Panfilo alle ore 18. Quello che ho vissuto qui per me è stato così bello, così grande e inaspettato, ed è tutta grazia di Dio e per niente mio merito. Sono stato una matita e Dio l'ha usata con il suo pensiero e le sue mani, ha detto il presule ripercorrendo gli eventi salienti del suo ministero, dalla visita del Papa Emerito Benedetto XVI, le opere realizzate, il centro pastorale diocesano, la casa sacerdotale, la costruenda casa Zaccheo, il restauro della Basilica Cattedrale e poi ancora il grande peso che ha avuto la comunicazione con 250 trasmissioni televisive, sito internet aggiornato, le notizie postate su Facebook e Twitter, il periodico di formazione e informazione. Io andando via non posso fare altro che benedire questa terra, questa diocesi, questa gente, tutti i paesi, questa città di Sulmona, perché questa benedizione scenda su tutti, vi rimanga sempre. Così ha concluso il presule. Permane ancora l'incertezza del dopo Spina, ma quello che è certo è che il nuovo vescovo arriverà, si spera, entro la fine dell'anno. I 10 anni di episcopato di Monsignor Angelo Spina, tutti d'un fiato questa sera alle ore 21 su Onda TV nello speciale
dedicato a questo argomento. Intanto nelle piazze e nei quartieri della città di Sulmona ci si interroga sul vescovo che verrà. Sentiamo nella nostra raccolta di opinioni. Un vescovo abbastanza giovane che tuteli le tradizioni della città di Sulmona e della diocesi, intelligente, vicino alla gente, che sappia affrontare i problemi sociali del territorio. E questo è l'identikit tracciato dai sulmonesi che si cominciano a interrogare sul dopo Angelo Spina, l'amministratore apostolico che si appresta a lasciare la diocesi Sulmona Valva per insediarsi ad Ancona. Allora, che tipo di vescovo ci vuole in questo momento? Un vescovo che ha... è un vescovo che guardi ai problemi sociali di questa città e che accompagni la città a risorgere. Il vescovo è un vescovo rinnovatore, il vescovo che ci stava prima, ha fatto il suo tempo, per quanto mi riguarda ha fatto bene e speriamo che mandino uno giovane. È un vescovo che riporti in alto quelle che comunque sta Sulmona e la diocesi di Sulmona. Personalmente quello che c'è tuttora non è mai entrato secondo i miei canoni. Vuole un vescovo all'altezza, perché Monsignor Spina è stato un grande vescovo, che ne possa dire qualcuno, sempre vicino alla gente, soprattutto agli umili, e per questa città è una grossa perdita dal mio punto di vista, ovviamente. Un uomo, prima ancora che un sacerdote, di grande spessore. Credo che per l'arcidiocesi di Ancona Osimo sia un buon acquisto e una grande perdita per la nostra città. E quindi io mi auguro che, sicuramente, mi dispiace tanto che, insomma, che il vescovo Spina, ma se può raggiungere i grossi livelli anche nell'ambito ecclesiastico, a me fa sicuramente piacere. Mi auguro che il prossimo vescovo sia quantomeno abbia sulla stessa linea del vescovo Angelo Spina e che abbia un grande riguardo per la dignità del suo popolo, dei cittadini di Sulmona, dei cittadini del comprensorio, e lotti a fianco perché ne abbiamo veramente bisogno. Secondo me ci vuole un vescovo che si adegui un pochettino anche alle tradizioni di Sulmona e cercare di venire incontro a certi usi che noi ci abbiamo. Per esempio, non si può evitare di fare certe feste, è che devi vivere la vita della città. Ora cambiamo argomento, l'albero della rinascita nella domenica di Puliamo il Mondo. Torna l'iniziativa di Lega Ambiente. Sentiamone servizio. Piantare un albero come simbolo di rinascita dopo il disastro ambientale su Morrone, valorizzare l'esercito di volontari per rendere più accogliente la città. Con questi obiettivi torna anche quest'anno Puliamo il Mondo, la più grande iniziativa di volontariato ambientale che si svolge in Italia. A Sulmona l'iniziativa si terrà domenica 24 settembre dalle 9.30 alle 13, località Marane di Sulmona, con ritrovo davanti la chiesa. La scelta di Lega Ambiente, del comune di Sulmona e del Coggese e conseguente all'immane e doloso incendio verificatosi sul Morrone nell'agosto scorso vuole essere un'occasione di ringraziamento per quei volontari che si sono resi disponibili allora e tornano ad esserlo in questa giornata di pulizia. I volontari puliranno i numerosi rifiuti presenti lungo la strada provinciale di collegamento fra Marane e Badia. Partecipano a Puliamo il Mondo i cittadini, il Comitato Frazione Marane, l'Associazione Segezzana, i soci del Consorzio Produttori Aglio Rosso di Sulmona. L'iniziativa è resa possibile anche grazie alla collaborazione con il Comune di Sulmona e con i Coggesa, che assicurano la fornitura di attrezzi e servizi. Puliamo il Mondo alle Marane, dichiara Antonio Ricci di Lega Ambiente, si conclude con la piantumazione di una quercia nel giardino della scuola materna. L'albero vuole essere simbolo a testimonianza della rinascita vegetale del territorio e viene affidato ai bambini della scuola, che con le loro cure potranno garantire una crescita forte e vigorosa alla pianta, come quella che siamo certi avverrà nelle migliaia di ettari bruciati e andati in fumo. Appuntamento per domenica prossima. E ora ci occupiamo di Morrone in Canto, due giorni per ricominciare dopo l'emergenza, due giorni all'insegna della musica. Sentiamo i particolari. L'incendio ha colpito casa nostra e se da una parte la natura ci dimostrerà di essere in grado di rigenerare la vita silenziosamente e con grande magnificenza, dall'altra parte noi scegliamo di accompagnare questo processo iniziando a disegnare un abito su misura per il nostro territorio. Lo affermano Michele Avolio, Giovanni Pitassi, Costantino Cianfaglione, Leonora Mesiano, organizzatori di Morrone in Canto, a due giorni di concerto per il Morrone che si aprirà domani, sabato 23 settembre. Una manifestazione che nasce così, con lo spirito di chi non vuole starci, a quelli
immagine di resa di quando tutto è andato perduto, spiegano i quattro del comitato promotore che proseguono. Lo facciamo partendo da questo evento con l'idea che sia solo il germoglio di un percorso che possa legare i nostri luoghi anche attraverso altri eventi d'artisti. Il programma dell'evento prevede domani l'esibizione all'Abbazia Celestiniana del gruppo Incanto, Massimiliano Felice, Organetto, Walter Gaeta, Piano, il Duo Caffè, il coro della Cappella Musicale Panfiliana diretto da Alessandro Sabatini. Si comincia alle 17.30. Domenica la kermesse si sposta all'area verde di Bagnaturo con i Rota Temporis, Terre del Sud, Andamarosa, Discanto e la Libera Voce Abruzzo. Dopo la tragedia per il Morrone arriva ora un momento di incanto. In 200 alla passeggiata cicloturistica, domani tutti in bici contro il dolore cronico. In 200 si sono iscritti per la passeggiata cicloturistica organizzata dalla Fondazione ISAL che partirà domani alle ore 9 nell'Abbazia Celestiniana di Sulmona. 70 di loro arrivano da fuori regione, secondo il vicepresidente nazionale della Fondazione, Gian Vincenzo D'Andrea. I numeri che arrivano alla vigilia della manifestazione già fanno presagire il successo e la piena riuscita della stessa. Domani quindi tutti in bici per continuare a combattere il dolore cronico. Sarà una bellissima giornata di solidarietà e tantissimi atleti, ciclisti hanno risposto al nostro messaggio, il messaggio che intende portare una speranza a coloro che soffrono di dolore cronico. Non devono credere che per loro non ci sia nessuna cura disponibile. Oggi fortunatamente sono tantissime le possibilità di curare il dolore cronico e quindi noi vogliamo utilizzare proprio lo sport, un momento di sport così significativo come quella, la passeggiata cicloturistica che abbiamo organizzato per domani, proprio per lanciare questo messaggio. Il ritrovo della gara è previsto alle 7.30 all'Abbazia di Santo Spirito al Morrone di Sulmona. La partenza della carovana di solidarietà invece sarà alle ore 9. I ciclisti attraverseranno prima Sulmona per poi dirigersi a Canzano, al Bosco di Sant'Antonio, a Pesco Costanzo, dove è prevista la prima pausa ristoro, Quarto di Santa Chiara, Forchetta Palena, Campo di Giove, secondo ristoro e poi rientro a Sulmona. La giornata di solidarietà si completerà nel pomeriggio con un convegno in programma alle ore 17.30 all'Abbazia di Santo Spirito al Morrone. Ora il calcio con il campionato di Serie D, domani l'anticipo, Nero Stellati, Campobasso, i Peligni per rompere ghiaccio, i Lupi per restare in alta quota. Giulio Misticone. Si aprirà domani la quarta giornata del girone F di Serie D con l'anticipo Nero Stellati Campobasso, un match importante per i Peligni, rimasti gli unici a secco di punti contrariamente ai molisani, reduci da due vittorie consecutive dopo il pari all'esordio in campionato. Dunque un avvio incoraggiante per i rossoblù, intenzionati a rimanere nei piani alti di una classifica che invece vede i Nero Stellati soli all'ultimo posto, dopo un inizio di stagione che sta facendo inesorabilmente emergere le carenze strutturali e tecniche di una rosa che necessita di rinforzi importanti per provare a guadagnare la salvezza. Nella trasferta aquilana la squadra di Di Marzio si è mantenuta ordinata, risultando però troppo fragile per reggere l'urto degli avversari. Domani i Peligni dovranno vedersela con un altro avversario importante che ha dalla sua un entusiasmo derivante da quella che resta pur sempre la miglior medicina, cioè la vittoria. Le due consecutive conquistate dai Lupi sono maturate entrambe nell'ultimo quarto d'ora di gioco, segno che per i nerostellati sarà necessario tenere alta la concentrazione dall'inizio alla fine contro la squadra di mister Foglia Manzillo, che dovrebbe riproporre il camaleontico 4-4-2 con la coppia d'attacco Gurma Vecchione e con D'Agostino libero di svariare sulla sinistra in fase d'attacco. Dall'altra parte i padroni di casa sono chiamati a interrompere la preoccupante serie negativa, testimoniata da numeri impietosi. Per farlo sarà importante migliorare ancora nell'insieme di squadra e aumentare il proprio livello di combattività, accorciando gli spazi e portando all'errore gli avversari. Nei Peligni fuori per squalifica il tecnico Di Marzio e il laterale di difesa Ponticelli. A centrocampo rientra Pacella con Isotti, che potrebbe anche essere riproposto in mediana, come dichiarato dall'allenatore domenica scorsa nell'immediato dopogara. Intanto la società nerostellata chiama a raccolta i propri sostenitori e gli sportivi Peligni. Abbassaggio a 10 euro il prezzo dei biglietti per l'anticipo di domani, che avrà inizio alle ore 15. Arbitrerà l'incontro il signor Matteo Centi della sezione di Viterbo.
E al via proprio domani nel campo di San Gregorio all'Aquila l'avventura del campionato nazionale juniores dei Nerostellati. La compagine pratolana si trova per la prima volta ad affrontare questa sfida, lo fa con la disinvoltura e la spensieratezza dei giovani. Infatti la rosa è composta da una stragrande maggioranza di ragazzi classe 2000 e 2001 affidati alla sapiente guida del tecnico Aldo Di Corcia, assemblata dal direttore sportivo Gianluca Bickencomer. Prerogativa fondamentale del nostro progetto societario è il settore giovanile, il preparare al meglio il nostro settore giovanile che dovranno essere i campioni della prima squadra di domani. Siamo la squadra con l'età media più bassa nel nostro girone di Serie D, ha affermato il presidente Gianluca Pace. Ed ora siamo arrivati alla buona notizia del giorno. Con l'Anfas di Sulmona si realizzano anche bomboniere per matrimonio e capi d'abbigliamento. Crescono i progetti all'interno dell'associazione, da sempre attenta alle tematiche legate alla disabilità e all'integrazione sociale. Ora ci si può concentrare anche sulla fase del dopo di noi, grazie all'edificio di Santa Rufina, che grazie a un finanziamento ottenuto dal Comune sarà messo a disposizione in comodato d'uso dall'associazione. La disabilità quindi è intesa come risorse, non come limite, a ricordarlo il presidente di Anfas Sulmona, Emanuela Pasquali. Lo scopo è di poter accompagnare le persone con disabilità nella fase del dopo di noi. La nostra associazione cerca di rispondere alle esigenze delle persone con disabilità avendo un approccio di tipo prevalentemente sociale e non sanitario. Siamo impegnati in progetti finalizzati alla produzione di bomboniere per eventi e alla realizzazione di capi di abbigliamento del marchio relativo collezione Amo, spiega la Pasquali. Anfas svolge l'attività di centro diurno da oltre 6 anni per ragazzi che hanno terminato il percorso scolastico. Attualmente è frequentato da 16 persone con disabilità diverse. Ricordo alle 21 lo speciale di Onda TV dedicato ai 10 anni di episcopato nella diocesi di Sulmona Valva di Monsignor Angelo Spina, alle 22 la replica di Onda Strike. Ebbene, davvero tutto per questa edizione. Onda TV torna domani. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti voi lascio la buona serata. Arrivederci.